l'impressione è in qualche modo, forse eravamo anche noi dentro questa proiezione, perché credo che il silenzio che c'era in sala non era solo attenzione, ma era un rispetto profondo per chi ha vissuto in prima persona l'esilio, il confino, questa ingiustizia. È un video molto, molto forte, complimenti vanno ovviamente a Giorgio Cantoni, perché anche nelle immagini questo forte contrasto tra la libertà e la prigionia, il mare che è simbolo proprio di libertà e poi quell'immagine delle sbarre. E poi pensavo alle lettere, vedere la scrittura, in questo caso del partigiano Mario, colui che sarebbe stato il partigiano Mario, e pensare a quante vite hanno le lettere nel momento in cui vengono scritte, cosa deve essere stato per lui scrivere, comunicare, dire, nel momento in cui i familiari poi una seconda vita, no, hanno queste lettere, nel momento in cui i familiari lo ricevono ed è l'unico segnale di contatto con le persone care. E poi queste lettere che vengono conservate, anche nel gesto di conservarle c'è una resistenza per in qualche modo fare in modo che arrivino a noi. E pensare ora a come in qualche modo ci dicono tanto e quanto per noi possono essere importanti. Dalla storia di Antonio Rufino è nato un racconto bellissimo, che dà anche il titolo a questo incontro, Infine l'alba. L'autore è Luca Rufino e, come dicevo, è stato premiato nella prima edizione del Premio Resistenze ed è appunto la trasposizione letteraria di quella condizione di confino, come solo la letteratura sa fare, perché sa raccontare il sentire, come i fatti, come la storia viene poi vissuta nel mondo interiore dei personaggi, che in questo caso sono persone, perché è una storia vera. Allora, noi ascolteremo questo racconto dalla voce di Alessandro Maione e io vi invito a fare così attenzione a tre aspetti. Uno, innanzitutto, sentirete quello che è l'effetto della dittatura sia a livello individuale, personale, intimo, che a livello collettivo, perché poi è questo che fa la letteratura, riesce a raccontare in questo caso un'esperienza che diventa universale, arriva a noi. Però sentirete proprio gli effetti della dittatura a livello individuale e collettivo. L'altro è la capacità di Luca Rufino di raccontare e di far sentire un dialogo tra il paesaggio esterno, che è il luogo in cui si trova costretto a stare, e il mondo interiore, i suoi paesaggi interiori che lo tengono in realtà in vita. Il terzo e ultimo aspetto che vi invito così a cogliere è il tema del tempo, che sta nel titolo del racconto, perché è infine l'alba, è quella infine, abbiamo detto che è un'attesa. L'alba è un momento, quindi la tematica del tempo è anche strategia narrativa nel racconto. E allora c'è la speranza, l'alba che rappresenta il futuro, ma nel racconto sentite il ricordo del passato, il passato che arriva attraverso i ricordi, che sono ciò che in realtà ottengono in vita. E poi la capacità di Luca Rufino di farci arrivare a noi, lettori, in questo caso ascolteremo questo racconto, il senso di quel presente, del presente vissuto da quel confinato, che è un senso proprio di prigionia. Il presente è prigione. Allora, ascoltiamo questa lettura dalla voce di Alessandro Maione e infine l'alba di Luca Rufino.